siamo nel centro di Pietro Giusti e Gennaro Casillo sta lavorando tano in vista del Gran Premio Encat. Siamo con Gennaro Casillo, abbiamo appena visto il lavoro di Tano Fall SM. Gennaro, innanzitutto com'è andata? Diciamo soddisfacente, non proprio come mi aspettavo, ma soddisfacente. L'abbiamo visto per un certo punto di galoppo. Sì, diciamo che è stata colpa mia. L'ho chiamato in un momento in cui non era preciso e ho fatto due tempi di galoppo. E adesso parlaci di Tano Fall SM, un cavallo che ha solo 22 corse in carriera, di cui 15 vinte e un record di 1-11-04. Come mai ha corso così poco? E poi, lo ritieni un cavallo che possa essere competitivo anche a livello dei Gran Premi, magari a partire già da domenica, Gennaro? Allora, come motore sì, è un cavallo competitivo, come meccanica siamo un po' un attimino fermi, perché lui è un cavallo un po' artificiale, nel senso che ha bisogno di mettersi sulle gambe, ha bisogno di avere uno schema di corsa favorevole, pochi cavalli e un binario. Se trova confusione diventa difficile, quindi diciamo che il motore ce l'ha, la meccanica un pochino meno. Come mai così poche corse in carriera? L'ho detto adesso che la meccanica purtroppo non l'ha aiutato nel passato, aveva dei problemi proprio di trotto, non riusciva bene a trovare i passaggi, poi col tempo si è maturato e ha tirato fuori il motore che aveva. E adesso ti chiedo, come mai Roberto Vecchione e non Enrico Bellet in Salchi? Come mai Roberto Vecchione? Perché Enrico Bellet non andava a Milano e quindi ho scelto una guida che potesse essere abbastanza, insomma, simile. L'ultima prestazione a Roma, il giorno di Santo Stefano, il cavallo non è apparso nella sua versione migliore, pur in un contesto non semplice. Come arriva a livello di forma Tano a questo Gran Premio Encat? Ribadisco le solite cose che ho detto prima, ci arriva bene a livello fisico, il cavallo in ordine sta bene e va anche molto forte, direi molto forte. C'ha questo problema meccanico, che la meccanica vuol dire il trotto non ancora preciso, quindi se diciamo la corsa gli si complica oppure deve fare delle manovre particolari, il cavallo potrebbe rompere, quindi ci arriva bene fisicamente, il trotto è quello che è. Lui ha bisogno di andare su un binario, ha bisogno di avere strada e andare. Ecco, le corse che ha fatto, che ha vinto, le ha fatte tutte di un fiato, tutte o di fuori in testa, ma insomma sempre di un pasto. È un cavallo che non ama molto le manovre.